salendo qua verso la piazza dove ho ammirato questa vetusta torre che ha un'origine etrusca, non me l'aspettavo, e poi la loggia del Vasari qui, che dà verso l'Umbria, e qui c'è, invece qui ti affacci verso il Senese, dico bene, eh? Le informazioni mie più o meno, è un territorio meraviglioso. Michele Placido, affascinato da Castiglion Fiorentino, qui era già stato 40 anni fa a teatro ed adesso è tornato per il gran finale della 9ª edizione del Castiglioni Film Festival. Il Piazzale del Cassero ha così accolto uno dei protagonisti della storia del cinema italiano degli ultimi 50 anni. L'attore regista sul palco ha parlato della sua pellicola poi proiettata L'ombra di Caravaggio. Siamo andati nei carteggi che ci sono su quelle che sono state le sue vicende straordinarie sul piano della pittura, ma soprattutto sull'uomo che è stato un pittore che ha rivoluzionato la pittura del Seicento. Ha annunciato poi un film sulla vita nascosta di Luigi Pirandello. È un viaggio in treno dove lui va a prendere il Nobel e durante questo percorso, questo viaggio verso Stoccolma per raccogliere il premio più straordinario che si possa dare a uno scrittore, vede un po' il fallimento della sua vita sentimentale, della sua vita affettiva, per aver trascurato la famiglia e i figli. Il cinema ha questa funzione di rivelare chi c'era dietro l'uomo Pirandello, una grande famiglia che ha avuto un vissuto molto difficile sia nei rapporti con i figli, ma poi soprattutto la grande storia d'amore con Marta Abba, sua giovane artista, sua giovane attrice.